Come molti di voi sanno, organizzo corsi di guida sicura sul territorio, strada e fuoristrada, ma anche in trasferta. In questo caso sono andato a Grosseto e vi voglio raccontare un po' l'esperienza. Ho conosciuto nuovi amici e ci siamo divertiti. Un saluto da Daniele e benvenuti su Motocicletta Team. Allora, diciamo che forse si parte. Dedicati al passaggio delle 7 milioni di gradi. Visiva. Orecchia sventola da mascherina. Allora io vado a Grosseto, prima mi fermo a Roma, coincidenza Grosseto, e andrò a fare un corso a Tre Signori, corso di guida sicura su strada, e vediamo un po' che succede. Io parto. Tanto lo sapete, no? Che i miei spostamenti si fanno solo se si mangia, perché se non si mangia non mi sposto. Ovviamente il treno ha fatto tardi, io devo prendere la coincidenza, ho tipo 3 minuti e non so neanche qual è il binario, quindi devo cercare il binario. Va bene. Ci aggiorniamo, vediamo se ce la faccio. È andato. È andato. Attenzione. È ora. È andato. Prenderemo il prossimo. Ovviamente, no? E ho trovato un altro treno. Sono salito e dovrei riuscire ad arrivare a Grosseto. C'è un signore che mi sta aspettando lì, che è uno degli allievi che farà il corso domani mattina, e niente. Forse ce la facciamo? Allora, sono più stanco adesso sul treno che fare un viaggio di 20 giorni in moto o una 24 ore in bici, cioè incredibile. Poi sul treno non prende niente, volevo mettere qualche storia, ho beccato il cupolone a Roma dalla ferrovia, ma niente, non funziona niente. Mancano un paio di fermate a Grosseto e cioè, mi è scesa la voce per quanto sono stanco. E niente, quindi fra un paio di fermate arrivo a Grosseto e forse per oggi basta. E andrò a cena con questo signore. Perfetto, e domani corso. E ciao. Freni, dolce sui freni. Sguardo e gas, sguardo e gas. Vai di là. Dolce, dolce, se ti stanchi fermati, eh. Sguardo, sguardo e gas, sguardo, 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 sguardo. Sguardo, sguardo. Ok, vai là. Sguardo, 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 sguardo. Quando guardi, stringi la curva, facci caso. Vai. Sguardo, guarda come la chiudi, hai visto? Fallo qua, fallo qua. Sì, bravo con lo sguardo. Sì. Sì. Dolce, gas, e il gas che deve essere alto. Ok. Vatti a preparare. Ok, quando vuoi, fermati. Hai ragione. Sguardo, sì. Vai con lo sguardo, vai con lo sguardo. Sì, guarda come la stringi di più. Sì.
le ginocchia appoggiate al serbatoio. Sì. Sì. I gomiti anche meno alti, anche di meno. Perfetto, perfetto, perfetto. Perfetto, perfetto. Ok. Ti viene facile questo esercizio. Gas alto e costante. Sì, 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 sì. Ottimo, ottimo, ottimo. Ci siamo quasi. Pausa corso. Vabbè, però ci devi capire. Beh, la maglietta ce l'hanno anche loro, è questa. Com'è andata, ragazzi? Com'è andata? Com'è andata? Vai, commento a caldo, o anzi a freddo, non lo so. Commento a caldo è che è un corso esilarante. Esilarante, esilarante. Un corso che comunque bisogna fare prima possibile. Giusto, giusto, giusto. È andata e sta andando alla grande. E sta andando alla grande. Siamo a metà del corso. Pausa rinfresco, abbiamo le moto qua dietro. E niente, ci stiamo divertendo. Abbiamo le isole dell'arcipelago toscano. Abbiamo le isole dell'arcipelago toscano là in fondo, che però adesso non si vedono. Posto stupendo, siamo a Marina di Grosseto. Bello, buona la temperatura e si mangia bene, perlomeno ieri sera abbiamo mangiato bene. Ha cucinato lui ieri sera, eh? Grandioso, grandioso. Ci vediamo più tardi. Ciao. Ciao. Allora, qua la situazione è grave. Io ho detto fermiamoci a mangiare un panino, ma siamo a Castiglione della Pescaglia, giusto? Così? Sì, corretto. E qua si mangia forte, anche qua. Mari e monti. Mari e monti, qua abbiamo una carbonara di tartufo. Abbiamo appena devastato un tagliere di salumi, quindi chi vuole venire a fare corsi sappiate che questi e qui si mangia forte. Che qui si mangia forte. Ah, ma che sgarzolino, guarda, 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 guarda. La scalata si sì, è un po' macchinosa. Guardo i piedi. Bene, benissimo. Daniele, a che ora ci siamo visti stamattina? 8:30. Allora, io fino alle 8:25 non avrei mai fatto un'inversione a U in una strada così stretta senza essere a piedi. Bene, quindi a qualcosa è servito questo corso. Sono felice. E di questo tornante cosa perfetto, mi dici? Perfetto, perfetto. Perfetto. Anche perché credo che a 56 anni uno deve cercare la sicurezza. Bravo. Non velocità. Bravo. Bravo. E nient'altro, solo esclusivamente la bravo sicurezza, farsi un giro, una passeggiata in tutta tranquillità, senza pensieri, senza avere lo stress che no, devo, oddio, devo prendere la moto, devo fare quella strada maledetta. No, no, assolutamente oh, no. Io vorrei far notare come sei vestito. Oppure fare le inversioni sulle strade del mondo. Sei stato il più veloce qua a fare l'inversione, eh? Che no, lui te ne ha dette tante, lui. Te ne ha dette tante, attento lì l'inversione, non facevi in tempo a mettere pausa al video. Allora, notare che questo è un gilet super tattico con GPS. No, cioè, vabbè, le maniche stanno dentro. Sì, le maniche lo sappiamo. E questo è proprio un gilet airbag. Sì. Per la sicurezza forse è il top. Esatto. È lo stesso sistema della MotoGP e della
Riportato su strada, perfetto, riportato fantastico. Su strada, lo stesso sistema. Michele, dammi un commento. Magistrale questa lezione. Vabbè, li ho pagati, eh. Cioè, ho pagato quindi... tutto. per dire queste cose. No, si faceva una questione d'età. 56 anni. Io ho 72 e sono ritornato alla moto dopo 40 anni. Se dobbiamo... No, ma infatti... È entusiasta. Una nota di merito anche per te sicuramente. No, cioè... Come io, ma voglio arrivarci dopo, pure io dato, con la moto a... dopo 40 anni, ci ha dato coraggio. Dopo 40 anni sono ritornato alla moto. Di sicuro il più bello nel tornante era lui. Sì. Il più bello era lui. Il più stiloso era lui, anche sì, perché voglio dire. Cioè... Non glielo ho fatti apposta i complimenti, perché era vero. Bene, grazie ragazzi. Grazie Daniele, grazie. Grazie. No, grazie a te Daniele, grazie a te. È andata? Ciao, è andata. Ragazzi, siamo alla fine di questa bellissima giornata. Quanto è bello superare questa barriera, tanto, uscire tanto dai social e trovarsi veramente. Tutti e quattro ci siamo conosciuti su YouTube. Sì. Ci siamo sentiti, ci siamo trovati. È uscito un corso meraviglioso, ognuno di noi, compreso io, abbiamo imparato qualcosa di nuovo. Belli social, ma è più bello scavalcare la vita reale. No, questa barriera. Ciao. 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 E anche qui è soltanto una piccola parte di quello che succede nei corsi. Ho voluto portare nel canale giusto la mia esperienza in trasferta. Ho conosciuto persone fantastiche, ci siamo divertiti, siamo diventati amici. Oltre a quello che succede nel corso c'è sempre tutto un contorno, in questo caso c'è anche una parte del mio viaggio, aver perso il treno e le mangiate che ci siamo fatti. C'è stato un piccolo giro nella zona di Grosseto, la Toscana è stupenda, molti di voi già lo sapranno, in moto da girare è meravigliosa. Mi raccomando, se vedete qualche scena durante i corsi dove non ci sono le protezioni, vi dico che a volte è possibile togliersi la giacca se siamo chiusi in un parcheggio e l'esercizio magari si svolge in prima marcia a velocità veramente molto ridotte, che se anche dovesse accadere un'appoggiata di moto per terra, il danno sarà soltanto per la moto. Mi raccomando, non usate mai la moto senza protezioni. Il mio giro a Grosseto non finisce qui. Il ritorno doveva essere diretto a Lecce, ma io non sono tornato. È successo qualcosa di carino che vedrete nel prossimo video. Grazie per essere arrivati fino a qui. Da Daniele per ora è quasi tutto. Mi raccomando, non perdetevi il prossimo video per vedere cos'è successo. Ciao e grazie. Cominciamo, andiamo!